Gilles era analista finanziaria. Lei che lavoro fa? Operaio. C'è un imprenditore magari in sala che alza la mano. Piacere. Yulika Yenis. Michael Noah. Mi occupo di pubbliche relazioni. Oh, veramente un piacere. Abbiamo sviscerato a modo tutti i problemi, in particolare come ridefinire il mio ambito professionale in catering, in rapporto alla vostra struttura, di questo dobbiamo parlare, no? Se sia possibile trovare una sinergia tra i nostri ambiti lavorativi. Dunque lei ha grandi linee informato. Molto grandi linee. Lei dovrà avere la conoscenza di tutto mio, per qualche dettaglio in più, dell'esistenza della sua FCC, è venuta fuori così di improvviso, no, no.
c'è questo, no? Sì, dettagli. Esatto. E io dico sempre ai miei collaboratori, dovete, dovete guardarvi intorno all'analisi, perché, perché è nel dettaglio che si nasconde il demonio. E io mi attengo a questo principio. Bravo, molto bene, dunque. Per chiarire un po' la faccenda, che cos'è la NCC, la New Challenge Company? Beh, è una delle migliori ditte di outplacement, ricollocamento del mercato. Abbiamo la licenza della Mayer-Mayer-Fosberg di New York, quindi un notevole vantaggio nel mercato del know-how e soprattutto una rete di rapporti internazionali unica nel suo genere. Perché cosa unisce i signori e le signore qui presenti? Hanno tutti subito una grave perdita. Perdita del proprio posto di lavoro. E quindi cosa si aspettano da noi queste persone? Si aspettano che noi li aiutiamo a proseguire la loro carriera in un'altra impresa. Questi sono tutti su una strada. Signor Dell, tutti. Capisco, è una cosa che capita sempre più di frequente. Più di frequente, esatto. E quindi ci siamo noi. Allora, che cosa offre la nostra organizzazione e come lo offre? Dunque, quando abbiamo cominciato 10 anni fa, e noi eravamo una piccola azienda che cercava di crearsi un suo posto in un mondo del lavoro idilliaco, perfetto, sebbene la congiuntura cominciasse già a declinare, beh, nelle teste degli alti e medi quadri dirigenziali non c'era neanche l'ombra del sospetto di poter perdere il proprio posto di lavoro. Anche noi stiamo ristrutturando in modo massiccio. Quando abbiamo reso indipendente il catering, abbiamo dovuto tagliare più di 1200 posti di lavoro. Sì. Però in generale l'azienda è abbastanza stabile. È stabile, bene. Sì, qualche fluttuazione. Sporadica. Sporadica, beh. Per fortuna. Un po' di storia. Un po' di storia. Allora, quando abbiamo cominciato nel 1997, noi avevamo 15 clienti e c'erano già due donne. Oggi abbiamo più di 900 clienti. Abbiamo creato i programmi crash per gruppi e stiamo, insomma, lavorando anche sul cosiddetto low salary, ecco. Signor Teo, no, questi sono tutti degli alti quadri dirigenziali, sono top manager, come si dice in gergo, top boss, della sua stessa categoria di prezzo, se mi permette l'espressione un po' volgare. Signor Teo, il lavoro con gente come lei è il nostro fiore all'occhiello. Dunque, pensate, abbiamo perfino il programma executive per i direttori delle multinazionali rimasti senza posto di lavoro. Sì, ma infatti, come le dicevo, anche da noi c'è lo stesso problema. Abbiamo dovuto eliminare tanti miei collaboratori e gente in gamba. Molti erano lì da anni, un problema umano, mica da ridere, un problema umano che scuote chiunque, anche i più forti. Dunque, per questo è necessario che l'intero pacchetto sia finanziato dall'ex datore di lavoro. Così noi forniamo un prezzo forfettario variabile e abbiamo vantaggio a piazzare in fretta ma in modo accurato i nostri clienti. Abbiamo anche un anno di garanzia, eh? Se nel primo anno c'è qualche problema, noi reintegriamo il cliente nel nostro programma. Scusi, questi qua non hanno alcuna chance. Sono troppo vecchi, troppo statici, troppo cari. No, signor Dell, no! Signor Dell, dunque, allora parliamo del signor Wolf. Dunque, noi abbiamo avuto un cliente qui, che quanti anni aveva? 55. Quante volte è tornato? 5. 5 volte è tornato, all'inizio abbiamo detto, beh, è colpa nostra. Poi abbiamo detto, no, sarà colpa sua. Non era colpa di nessuno. Doveva solo credere di più in se stesso. Questo signor Wolf adesso è il direttore di una nota agenzia turistica e se ne sta tutto il giorno sdraiato al sole in compagnia di belle donne. No! Io sono ingegnere meccanico, non sono un tipo da ferie io! Il lavoro è la mia vita, il mio hobby, la mia passione! E non per niente io sono finito la Swiss Air. All'inizio in prima linea, poi nel catering, giornate di 16 ore di lavoro. Chi vuole reggere la palla nel catering deve tenerla notte e giorno. Lead, follow, or get out the way! Ha ragione, molto bene. Allora, vi facciamo vedere come si svolge il nostro lavoro insieme. Allora, signor Dell, secondo me, vediamo l'attrezzatura. Dunque, noi qui forniamo una infrastruttura del tutto analoga a quella dell'ultimo posto di lavoro. Abbiamo tutto, abbiamo computer, connessione internet, telefono, fax, segreteria telefonica, abbiamo la macchinetta del caffè, abbiamo il cestino. Trovare un nuovo posto. Signor Dare è un full time job. Sì, certo, posso immaginare. Se ne accorgerà presto. Che cosa vuol dire che me ne accorgerò presto? Signor Dare, lei per cosa crede di essere qui? Glielo ho detto per cercare una sinergia tra i nostri ambiti professionali.
la sua ditta sborserebbe 25.000 franchi per questo. Per cosa? Signor Dare, lei è stato licenziato. Io? Sì, lei. Ma non è possibile? Me l'avrebbero detto? No, ma gliel'hanno detto. Ma chi? Quando? Sarà lei che non avrà voluto sentire. Ma come fa a non sentire una cosa del genere? Sarà lei che non avrà voluto capire. Ma come fa a non capire che è appena stato... È così, è un tale trauma che si tende a rimuovere il problema completamente. Pensi questo però, signor Dare. Dunque, un licenziamento non è solo un'occasione persa, no? È anche un'opportunità. Le ditte mica licenziano soltanto, come farebbero? Cercano anche, spesso a dare, ma cercano gente abile, disposta a tutto come lei e come tutti i signori qui presenti, signor Dare. Mi piace dire una cosa, caro signor Fraghe. Ovviamente la Swissair è cambiata. Anch'io mi rendo conto di quello che sta succedendo. La Swissair, lo so. Un'airline deve essere competitiva a livello internazionale senza tanti sentimentalismi patriottici, però... Però, signor Fraghe, per noi vecchi collaboratori la Swissair è un po' come la Svizzera stessa. Se lo presenta il batticuore quando all'improvviso a Bangkok, sul campo dell'aeroporto, vede la bandiera svizzera, la Swissair. E la Swissair siamo noi! Siamo lei ed io! È come un corpo! Io sono una mano o una gamba, lei non può buttarmi così come se niente fosse. Che è la Swissair a casa sua, lavora a casa sua per il paese, per noi tutti. Lei non può dire ai suoi fratelli e alle sue sorelle, voi ora non siete più la mia famiglia, noi siamo una famiglia! Noi siamo l'uno nell'altro! Noi siamo uomini e donne della Swissair, uno come me rimane la Swissair per tutta la vita! Coraggio, coraggio, signor Dare. Guardi, noi fino ad oggi abbiamo piazzato quasi tutti i nostri clienti. Siamo stati per anni l'airline number one! E poi hanno cominciato a smantellare in modo massiccio le destinazioni per l'Africa e l'Estremo Oriente! Forza, adesso, attraverso... Insomma, il meccanismo psicologico della rielaborazione del dolore, signor Dare, mi sta ascoltando? Sì. La riorganizzazione del catering è stata una mia iniziativa! Io avevo capito che era da lì che si potevano trarre dei profitti, altro che voi! E oggi siamo stabili! Non è mica il presenta familiare! Sì, ora però dobbiamo cercare di recuperare quei stati d'animo più autentici! Lo faccio! All'epoca avevo anche fatto approvare, non senza qualche resistenza, che si eseguisse un'analisi di campo dell'attività. Ufficio a Londra, indirizzo top, niente! Loro mi parlavano al telefono tutti i giorni come se io contassi solamente forchette e cucchiai! Sì, capisco perfettamente la sua agitazione. Io non sono agitato! Io sono assolutamente cool! Il Jagger piazza più di 1 milione di pasti all'anno, worldwide! Riforniamo 37 airlines dalla Singapore alla Edelweiss! Mi rendo conto però di essere completamente sconvolto a livello emotivo, signor Dare. A livello emotivo! Il catering è un campo estremamente sensibile, signor Frank. Ma che cosa vuole da me? Io non devo collaborare con lei. No, certo che non. Il mondo è pieno di tanzine di ditte come la sua che si recherebbero le dita pur di collaborare con la Swissair. Le dita! Bravo, signor Dare! Oh! Così, come bambini con le mani in bocca! Per piacere, si renda conto, è sconvolto, signor Dare. Allora, noi ci prenderemo cura di lei non solo a livello logistico, ma anche a livello psicologico, lo capisce? Abbiamo indici di crescita enormi. In pochi anni siamo diventati la terza agenzia mondiale di catering, filava tutto liscio come l'olio. E poi vengo a sapere... che hanno preso uno della Lufthansa. La mia stessa qualifica. Esatto, anche lui agli acquisti senza nemmeno consultarmi. L'ho persino già visto, era là nel mio ufficio, seduto là come se fosse il suo. È il suo. Con i piedi sul tavolo, con il suo culone tedesco affondato nella mia bottiglia.
Controlla, che cosa ci fa nel mio ufficio? È il suo ufficio! È il mio ufficio! Beh, non ce l'ho più un ufficio! Va bene, io non ho più un ufficio! Oh, oh, oh. No, io non l'ho contato. Si sieda! Fatelo sedere, presto! Fatelo sedere! Presto, avvicinate, avvicinate! Presto, signor Dele, la mano, qui! Avvicinate! Presto, signor! Digiti! È arrivato una mail, signor Dele! Risponda alla mail! C'è una chiamata, signor Dele! Mr. Dele? Just a moment, è una chiamata internazionale, risponda! Molto bene. Sì, risponda alla mail, risponda alla mail. Un meeting? Sì, sì. Signorina, può mettere tutto che c'è? Allo? Così respira, respira. Metta bene la posizione. Molto bene. Un respiro. Meglio? Molto bene. Molto bene. Vedete, noi attutiamo il trauma del licenziamento. Noi le faremo un profilo psicologico completo. Faremo dei finti colloqui di lavoro. Ci occuperemo della sua immagine. La sua immagine, l'immagine è importante. È importante. Per esempio, quella cravatta. Signor Dea, non sarà mica una cravatta quella. Che cos'è la mia cravatta? Ma è cupa. È brutta, è secca come la sua personalità. Via, via quella cravatta. Tiriamogliela via. L'immagine, gli ho detto che è importante, signor Dell. Oh, signor Dell, io le presento la sua nuova cravatta. Eccola, vivace, atletica, sgargiante come la sua nuova personalità. Oh, molto bene, molto bene. Adesso possiamo dire tutti insieme: benvenuto, signor Dell! Così ci sfoghiamo un po', forza, mettetevi in libertà, toglietevi la giacca se volete, la cravatta, l'entazzo, togliete le scarpe. Ora facciamo un bel esercizio, ora attraverso un semplice esercizio tono-gestuale cercheremo di liberarci di una certa terminologia professionale. Siamo tutti un po' schiavi, vero? Di una certa terminologia professionale, o no. Adesso noi associeremo un termine professionale a un gesto fisico liberatorio. Faccio un esempio. Sì, grazie. Bene. Allora, facciamoci aiutare dai nostri ospiti. Dunque, fatevi un esempio in terminologia professionale. Lei mi dica un termine che le sta un po' qua. Computer. Computer le sta un po' qua. Vabbè, può essere. Computer. Lei, un altro termine professionale. Conferenza. Benissimo, poi? Qualcun altro? Briefing! Oh, briefing! No, bene, io mi voglio liberare del briefing. Ora, io mi libererò del briefing, vi faccio vedere. Briefing! Mi sono liberato del briefing. Adesso tutti insieme, liberiamoci del briefing, d'accordo? Come me. Briefing! Wow! Come state? Meglio. Molto bene, adesso ognuno si libera di un termine professionale, un volontario. Io signore. Lei è già troppo atletico, non è Schwander. Signora Jenkins, sì. Si la sente? Io sinceramente credo di non essere portata per questo genere. Giulica! Va bene, allora proviamo con training on the job. Magnifico, training on the job, benissimo. Allora potrei fare... training? Mm-hmm. On. Molto bene. Allora, facciamo tutti insieme. Training on the job. Ah, Müller. Job rotation. Originale. Job rotation. Peter. Zero base budgeting. Bravo. Down management. Hash
cominciare devo dire una cosa. La settimana scorsa, a questo appuntamento, noi siamo stati 30 minuti in silenzio. Sì, signor Braga, io ero qui solo da 15 giorni. Signor Schwander, non si giustifichi! È il suo difetto! Signor Schwander, vanno bene gli esercizi fisici, vanno molto bene, però dobbiamo anche riuscire a verbalizzare. Verbalizzare? Sì, dobbiamo riuscire a verbalizzare al gruppo il momento del trauma. Chi vuole cominciare? Forza. Krause, se la sente. Che forse è ancora presto. Ma forse un anno è presto, no? Giusto? Forse noi aspettiamo. Abbiamo fretta, no? C'è qualcun altro che se la sente, che vuole... Signor Braga, vado io. Müller, molto bene. Beh, dunque, in linea di massima, io non ho avuto nessun problema di soluzione dei rapporti. Intendo dire tutti quei problemi che in genere si hanno quando si viene... Quando si viene? Beh, insomma, siamo capiti, no? Siamo capiti, però bisogna dirlo. Quando si viene licenziati. Lei, signor Neuschwander, ha sentito? Ha sentito, signor Neuschwander? Quando si viene licenziato. Molto bene, un applauso. Molto bene, bravo, molto bene. Beh, dunque, io non ho avuto nessun problema. Certo, io sono anche un tipo stabile dal punto di vista emotivo, questo già di per sé è una fortuna. Niente. Tutto qui. E? D'accordo, però sarò brevissimo. Allora, sono dirigente della progettazione... Ero dirigente della progettazione alla Interstorm. Turbine ad alto rendimento. Un volume di progetti tra i 4 e i 500 milioni. Centrale elettrica in Turchia. Vengo convocato nella sede centrale della multinazionale a Aushi, che è vicino a Losanna, un po' fuori città. E non a Zurigo. Già, ho pensato. Sarà per via di quel progetto in corso. In effetti avevamo avuto diversi problemi con l'hardware e anche i report collegati al software non avevano mai dato i risultati attesi. In più, i nostri ingegneri erano di continuo ai ferri corti con gli operai locali. Perciò ho pensato, sarà per via di questo motivo. E sono andato a uscire, ma non presagivo nulla. Come una vergine che va al macello. Fortuna vuole che in ascensore abbia incontrato il segretario particolare del boss numero uno, che in passato avevo già incontrato due, massimo tre volte. E lui mi riconosce e mi dice, ma cosa ci fai qui? Come mai? Non sai che sei stato licenziato. E così sono entrato nell'ufficio del capo, che ero assolutamente preparato. Non ho avuto nessun problema con lui. Anzi, sono stato io a gestire la conversazione, a portare avanti l'outplacement, non lui. Cioè io ho estratto dalla tasca il mio blocco e ho detto, se una separazione ci deve essere, dobbiamo almeno stabilire a quali condizioni. A, B e C. Cioè sono stato io a contrattare, lui non ha fatto altro che sottoscrivere tutto. Anzi, sono anche sicuro che gli sia dispiaciuto un po', perché si sa poi come vanno a finire queste cose. E poi, giù nel parcheggio, lì ho avuto un piccolo malore. E poi, niente, sono andato a casa, l'ho detto a mia moglie, anzi no, glielo avevo detto per telefono, dalla macchina, perché volevo avvisarla e farle una sorpresa. E poi nessun problema. Fondamentalmente io non ho avuto nessun problema di soluzione del rapporto. Molto bene, grazie signor Müller. Prego. Dunque, adesso vogliamo analizzare tutti insieme la modalità di reazione al trauma del signor Müller? Signor Der, lei che è nuovo, insomma, la cosa è un po' più fresca, vuole dire qualche cosa? Sì, sono molto invidioso del signor Müller. Un piccolo malore via, direi che se l'è cavata benissimo, io sono molto invidioso. Io invece l'ammiro molto. Grazie. Sì, anch'io sono esterrefatto della capacità del signor Müller di rimanere assolutamente cool
anche in un frangente così difficile, voglio dire. Sì. Krause, vuole dire qualcosa anche lei? Mi ha colpito, signor Miller, quando ha detto che è stabile dal punto di vista emotivo. Io sono l'opposto, io sono molto emotivo. Quando parlo di queste cose mi sudano le mani, premono le gambe e piange. Krause mi aveva promesso che non piangeva oggi, eh? Reagisca, Krause! Reagisco, faccio una domanda. Oh, bravo! Beh, una domanda. Signor Miller, questa stabilità è una cosa che ha da sempre o che si è costruito col tempo? Ma diciamo che è il risultato di un percorso, un percorso intrapreso già da diverso tempo e che nel corso degli anni mi ha poi portato a ricercare e anche a provare quella che a me piace definire la mia turbina interiore. Bene, quindi per il signor Müller tutti noi dobbiamo cercare e trovare la nostra turbina interiore. Brum, brum. Bene. Se c'è qualcun altro che vuole, insomma. Mein Schwander? Signor Brage? Vorrei provare io a... Benissimo. A verbalizzare. Bene. Dunque, io ero il responsabile del tempo libero di una grande multinazionale, una grande banca. Mi occupavo di quello che riguardava, insomma, la palestra, il fitness, la sauna, i campi da tennis. Per i correntisti? No, quelli pagavano, per i dipendenti. Ecco. E io avevo sotto di me tutto quello che riguardava la pianificazione, l'organizzazione, la manutenzione, ma soprattutto il tennis. Sì, perché io vengo da tennis. Sì, sono stato un ATP, 114, io ero il classico tipo, voglio dire, un winner. E una volta ho giocato anche contro Agassi, sì, il giovane Agassi. Sì. I primi due secoli ho persi 6-0, ma poi ho fatto scattare la mia turbina interiore e il terzo l'ho perso 6-1. Sì, ma era pur sempre Agassi, no? Giovane, ma Agassi. Comunque io davo lezioni nell'altra società, voglio dire, da un certo livello di management in poi ero diventato praticamente un master e tutti i giorni avevo le mie 4 o 5 ore di lezione e voglio dire, è difficile capire quando tutto è cominciato, i signori, i miei clienti, venivano in modo sempre più irregolare e quando giocavano tiravano certe palle dritte in faccia a me e quando un roller della rete gli rimandava la palla nel loro campo scagliavano la racchetta con una rabbia tale che a malapena facevano in tempo a piegare la schiena e l'assicuro, signor Wagner, che con i frangenti bisogna rimanere assolutamente cool. Poi mi presero a venire e poi non venne più nessuno. Dove erano finiti, no? Mi chiederete voi. Lavoravano. Già. Li facevano lavorare in società fino a notte fonda. Sputavano sangue per il lavoro. E naturalmente per il tennis non c'era né più il tempo né più la voglia. E allora fu chiamato i sopra, no? I piani alti. E mi comunicarono, signor Neuen Schwander, lei è stato eliminato. Proprio come con Agassi, no? Eliminato, senza nessuna possibilità magari di rientrare in un altro ruolo, no, eliminato. Beh, io il giorno dopo mi sono comprato una Porsche 911, una gran macchina, nera, con interni rossi, una gran macchina, prima avevo una Golf GTI, quella con le ruote high, le speed competition, ma voglio dire, non c'è confronto, cioè tra la GTI e la 911, no, quando sei lì tu e la tua 911 di notte, signor Frage, è tutta un'altra storia. Grazie, signor Neuschwander. Scusi, vorrei aggiungere una cosa a quello che ha appena detto mio marito. Prego. A parte che a me la Golf piaceva. Ma Julika, tu non hai mai avuto
grosse competenze in campo automobilistico. Certamente, ma spendere più di metà liquidazione per una macchina... Ma era la mia liquidazione. Scusa, ma voi due siete sposati? Sì. Tutte e due avete perso il lavoro. Signor De! Io non capisco cosa ci sia da ridere. Perché non ha ironia lei? Molto bene, molto bene. Siamo di un umore spassoso. Bene, volevo fare no, fa piacere, fa piacere. Adesso vogliamo sentire la storia della signora Biller, visto che è di questo umore, no? Mi fa piacere che si sia aperta così. Adesso continui con la sua storia. Va bene. Io facevo l'analista finanziaria alla Chase Manhattan. Il mio licenziamento, visto che dobbiamo dirlo, lo diciamo, mi ha colto di sorpresa. È arrivato per iscritto, poche righe, praticamente una lapide. Beh, per anni io sono stata responsabile della Global Investor Relationship. Ho rappresentato personalmente la ditta nei roadshow, nei convegni di analisti. Ho tenuto delle conferenze con gruppi di esperti, presentazioni, anche con ottimo successo. E niente, loro hanno voluto una separazione immediata. Il contratto potevano averla e l'hanno avuta. Bene, signore, non avete più bisogno di me? Nemmeno io di voi. Sono uscita. Sono entrata nella prima agenzia di viaggi e ho prenotato un viaggio di 3 settimane ai Caraibi con l'acquoni, eh? Non volete più che io sia qui per voi? Va bene, bene. Sole, sabbia, acqua blu scuro, tutto 5 stelle. Splendido, no, veramente, veramente. Un periodo splendido che io non avrei mai vissuto se non mi avessero licenziata, no? Quindi, io devo dire grazie. Grazie, Chase Manhattan. Bene, molto bene. Fermiamoci un momento. Fermiamoci un momento. Dunque, signori, ci avete così raccontato le vostre brillanti reazioni. Trauma. Che delusione. Che grande delusione. Che vergogna. Io mi vergogno molto. Scusate. Non so se anche voi vi vergognate. Io vi do la possibilità di recuperare la parte più autentica di voi, la verità. Del resto, se no, perché siete qui, se avete reagito così brillantemente al trauma del licenziamento, che fino a una settimana fa non riuscivamo neanche a pronunciarlo. Perché c'è pubblico? Signora Miller? Che cos'è? Chissà che ridere, ma che ridere quando l'avevo licenziata! Mamma mia! O no? Mi dico! Io... forse l'ho accorciata un po'. L'ha accorciata un po'! L'abbiamo accorciata un po', molto bene, molto bene! Non ho portato il sacco fino in fondo. E allora vuotiamolo questo sacco! Siamo qui per questo, signora Bile! Forza! Vuotiamo il sacco! Il viaggio ai Caraibi era caro come il fuoco, l'ho detto, no? No, non l'ho detto, lo diciamo! Caro come... insieme! E caro come il fuoco! Oh. La prima sera io ero seduta in uno dei 16 bar del mio albergo e mi è venuto un attacco di panico. Davvero, io non ce l'avevo mai avuto. Allora
sonnifero, un dormicum per cavalli. Mi sono addormentata. Alla mattina, quando mi sono alzata, davanti a me c'erano 10.000 bucce di noccioline americane e cartine di cioccolatini dappertutto. Lo stordimento mi ero vuota da tutto il minibar. Allora mi sono messa in bikini. Mi sono seduta sulla poltrona e ho cominciato a guardare le partite di baseball. Io odio il baseball. E poi ho telefonato a mia madre tutti i giorni, 3 volte al giorno. Io odio mia madre. Io non sono mai uscita dalla stanza, mi facevo portare il cibo in camera. Io sentivo una voce dentro di me che mi diceva che dovevo trascorrere l'intera vacanza come una pena da scontare in prigione. Alla fine avevo i conti degli extra che erano come l'intero pacchetto vacanza. E un gran raffreddore per l'aria condizionata. Grazie. Grazie. Chase Manhattan. Grazie, signora Bile. Grazie. Molto bene. Abbiamo rotto il ghiaccio. Signor Mueller, lei vuole aggiungere qualcosa a quello che ha detto prima? Sì. Bene. Sì, ecco. Dire nessun problema è stato forse un po' inesatto. Inesatto! In effetti, giù nel parcheggio io mi sono sentito male. Malissimo. Bravo, malissimo. Bravo, signor Mueller. Come se mi avessero picchiato in mezzo alla schiena con una spranga di ferro. Bravo, picchiato in mezzo alla schiena con una spranga di ferro. Bene, diciamolo! Si liberi! Un male da spaccarti in due. Oh. E poi non è vero che ho chiamato mia moglie dall'auto. Io non gliel'ho proprio detto. Neanche i miei figli. Io non ce l'ho fatta. Provate voi a guardare vostro figlio in faccia e dirgli che il papà ha perso il lavoro. Io non ci sono riuscito. E così da quel giorno ho cominciato a uscire alla mattina in orario d'ufficio, come se niente fosse. Andavo giù in città, passavo tutta la giornata in un bar o in un cinema. E poi la sera rientravo, tutti i giorni uguali, così, come se niente fosse. Per 3 mesi. Poi una sera avevo visto Pretty Woman per 3 volte in fila. E allora ho capito che non potevo andare avanti così, che dovevo dirle la verità. E allora sono rientrato a casa, ero agitato, ho cominciato a correre nel vialetto, ho cominciato a chiamare Christine, Christine, ho cominciato a bussare alla porta forte, Christine, Christine, apri, e Christine ha aperto, mi ha guardato in faccia, io l'ho guardata negli occhi, le ho detto, Christine, ho perso il lavoro. Solo che lei lo sapeva già, l'aveva sempre saputo, anche i bambini. Lo sapeva tutto il quartiere. Era stato il vicino. Bastardo. Poi non so da chi l'avesse saputo lui, però lo sapevano tutti. Io tornavo a casa la sera, mi sedevo a tavola con i miei familiari, raccontavo la mia giornata di lavoro, mia moglie mi ascoltava, mi guardava, faceva anche domande. Così. Anche se sapeva tutto. E poi una sera
eravamo a letto insieme. Stavamo facendo l'amore e lei gemeva, ansimava come fanno le donne quando... E allora io non ci ho più visto. Ho cominciato a gridare, a urlare. E poi l'ho presa per i capelli e ho cominciato a picchiarla forte sul naso fino a farla sanguinare! Il giorno dopo avevo un gran mal di testa. Christine mi ha preparato un caffè. E si è seduta accanto a me sul sofà e ha aspettato che mi passasse. La famiglia è importante. Molto importante. Molto. Bene, molto bene, Müller, grazie. Io vorrei. Sì, non è Schwander? Magari aggiungere qualcosa. Prego. Quello che ho detto prima. Quando alla Porsche. Insomma, la Porsche è qua. Voglio dire, 56 chilometri, giusto quelli da... dal concessionario a casa e tra l'altro ho guidato mia moglie. Tutte le mattine mi sveglio, scendo in garage, salgo sulla mia macchina e l'accendo e la faccio urlare, la faccio gridare finché non segna il rosso, finché non resto libero. Per un quarto d'ora, per mezz'ora, finché i vicini non mi pregano di smetterla, ma... Io non sono mai uscito con quella macchina. Ma sempre, solo e soltanto in garage. È una Porsche nuova, non esce mai. Signor grazie, signor Neuschwander. Insieme. Grazie, signor Neuschwander. Grazie, signora Biller. Grazie, signor Biller. Molto bene. Oh, bravi. Abbiamo rotto il ghiaccio. Siamo riusciti a verbalizzare il momento del trauma, ma soprattutto abbiamo recuperato una parte autentica di voi. Bravi. E adesso un bel esercizio fisico che ci sfogliamo un po'. Forza. Wow! Forza! Abbiamo bisogno di sfogare ora! Un volontario! Schwander non è già troppo formato, diciamo, chi? Krause! Ce la sente? Oh! C'è solo da camminare, molto facile! Allora, lei cammini, Krause! Sì, allora, adesso noi analizzeremo la camminata del signor Krause e costruiremo la camminata del vincente, d'accordo? Allora, molto bene! Torni indietro, Krause. Allora, guardiamo Krause. È facile, eh? È facile perché quella di Krause è la tipica camminata del perdente. Ma vada avanti, Krause, lei continua. Vero? Allora, la prima cosa da correggere è il pento. Il pento nella camminata del vincente è in fuori, no? Quindi Krause, pento in fuori. Oh, molto bene, Krause. Molto bene. Sì, non so, mi sembra un pochino goffo. Perché? Perché la testa deve essere la continuazione della colonna vertebrale, quindi lei faccia finta di avere un filo che l'attende da qui fino al centro, no? E dietro, qui, molto meglio. Vede il passo, il passettino piccolino, no? È come quella del condannato a morte, no? Che non vuole andare, molto basso e lungo e ben disteso. Oh. Molto bene. Piano ci arriviamo. Allora, dai, così, Krause, cosa c'è? Analizziamo insieme. Allora, che cosa c'è ancora che se lo rende un po'? Le braccia, molto bene. Che cosa hanno queste braccia? Sembrano due ali. Due ali! Allora, i mammiferi e gli esseri umani soprattutto incrociano, no? Quindi incroci, Krause. Fa incrociare Krause, eh? Com'è? Oh!
sguardo, non quello sguardo timoroso. No, 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 no. Quello sguardo va all'orizzonte. Oh! Sì, 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 va benissimo, bravo. Molto bene. Sì, sì. Che piacere, sembra ancora un po' goffo, un po', ma perché lo devi interiorizzare? Devi cercare di interiorizzare, bravo. No, lo porti dentro. Krause, forza, che ce la fa? Ce la fa? Lo porti dentro, Krause. Così, così, sì, dentro, si sente vincente. Così, all'orizzonte. Forza, lo interiorizzare. Come è, Krause, come si sente? Come si sente, Krause? Meglio, molto bene, ancora di più, lo porto dentro, com'è? È un'altra cosa. Molto, è un'altra cosa. Adesso tutti insieme, ognuno diverso. Cercate la vostra camminata vincente. Passo lungo e distreso, lo sguardo, allora uno, due, tre, lo sguardo mi tocca, via, là, ok, passo lungo e distreso, sguardo ragazzi, molto bene, no, sì, passo lungo e no, lo sguardo è importante, sì, incrociate, incrociate, molto bene, lo sguardo mi tocca, lo sciolga, lo interiorizzi, così più le persone più, più interiorizzate, un po' intero ancora, no, che sciolga, dorsale. Signori, molto bene, adesso 10 minuti di pausa. E tu
Pulisci la gabbia. Merda! Tutto pieno di merda! Che puzza! Che meraviglia! Gli stivali pieni di merda! I pantaloni pieni di merda! Tutto! E intanto tu hai la canna dell'acqua in mano. Però devi stare attento. Sì che sei l'animale alfa perché gli porti il cibo, ma... quando ti avvicini troppo a un maschio di gorilla la cosa si fa veramente pericolosa, ci puoi veramente rimettere la pelle. Quando lui si drizza sulle sue zampe posteriori e si batte il petto con i pugni, sapete, come King Kong, in quei momenti può davvero succedere qualunque cosa. Un gorilla... è come un uomo, poco dopo la creazione, soltanto più umano. È ancora così puro, così caldo, con uno sguardo così vero, così intenso. Da noi in ditta avevi la sensazione che tutti, uomini e donne, avessero gli occhi di vetro. Questi manager sono dei gran cessi in confronto a un gorilla. Mio marito, per esempio, io non posso fare a meno di dirlo, io... E forse dovrei regalargli una pelliccia di gorilla per Natale. È una buona idea, chissà. Potrebbe dare un nuovo slancio al nostro rapporto. Tempo per mia moglie, finalmente. La mia dolce metà. È proprio una bella espressione, la mia dolce metà. Lei è una compagna fedele, e io non sono quasi mai a casa, eh. Londra, Singapore, Washington, New York, si sa com'è il catering. Lei è sempre puntuale ogni volta che mi veniva a prendere all'aeroporto. Io a volte neanche la riconoscevo. Per me la compagna ideale. In tanti anni mai un lamento, mai un rimprovero. L'ultima volta le ho portato del profumo. L'ho comprato al duty free dell'aeroporto. Una confezione da 5 profumi diversi. Io non so nemmeno che profumo abbia mia moglie. Ma è stata contenta. Non si è lamentata. Costante dal punto di vista emotivo. Questo per me è un valore eccezionale. Si merita la mia simpatia. Quasi quasi io prenoto il weekend all'hotel Marriott di Los Angeles, l'ho visto in pubblicità, hanno la love suite, tutta rosso, rosa, e poi c'è il caminetto. Il fuoco è finto, naturalmente, dato il caldo di Los Angeles. Però puoi orientare le bocchette dell'aria condizionata verso il basso in modo che ci puoi stare seduto proprio volentieri di fronte al fuoco, finto. E poi champagne e caviale. E poi possiamo spegnere le bocchette dell'aria condizionata in modo che lei possa stare seduta davanti al fuoco volentieri, soltanto con il negligé. Teresa, è ancora carina. Magari in quegli hotel di lusso puoi abbassare leggermente la luce. E poi quando siamo completamente sbronzi non c'è nulla di meglio che buttarsi a letto. Io me la scopo per bene in modo che si ricordi con chi è sposato. Ah. Magari la spengo del tutto. Una volta mi piacerebbe fare una gita in montagna con il mio capo.
è un alpinista appassionato, il mio capo. Ci vorrebbe una di quelle giornate estive meravigliose, con il cielo terso, l'aria limpida, pulita. E saliamo sempre più in alto. Sempre più in alto. E quando siamo lassù, sulla parete nord, e sotto di noi si estende il grande ghiacciaio eterno, immacolato. Ecco, io lassù lo spingo, così, e allora vola il mio capo, rema con le braccia, la schiena rivolta verso il basso, lo sguardo stravolto verso di me, grida, Müller, Müller! Il signor Müller è quassù, signor capo, non può fare niente, Müller, Müller! Io lo vedo, la sua corsa verso il basso, a sbattere contro una roccia a forma di naso, e mi stacca di netto il naso, un dolore pazzesco, e adesso corrono separatamente il capo e il naso, ma non siamo mica sotto vuoto, non corrono alla stessa velocità, il capo pesa 80 grammi, il naso 80 kg, e via, il capo molto più veloce verso il basso, una roccia di qua, una di là, e laggiù in fondo io lo vedo a sbattere contro, che spuntoni di ghiaccio aguzzi come lami, dilaniato, crepa. Dappertutto, pezzi di capo. Il grande ghiacciaio eterno si è tutto insudiciato del suo sangue. Oddio, abbia misericordia della sua anima. In fondo gli è soltanto capitato ciò che gli avevano sempre augurato i suoi dipendenti. Nel frattempo è atterrato anche il naso. Dunque, Krause. Per piacere, porti, metta a posto. Signor Neuschwander, signor Jenny, facciamo due chiacchiere. Volete? Va bene. Forza, accomodatevi. Come state? Bene. Bene, oh, mi fa piacere. Voi due ultimamente avete subito un notevole stress affettivo, vero? Sì. Dunque, una donna, marito e moglie, una donna è un aiuto emotivo indispensabile per un uomo nella vita di tutti i giorni, no? Si sa, dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna. La donna è un po' come la pompa di benzina dove l'uomo ricarica le batterie. Poi quando, come nel suo caso, è anche una donna professionalmente affermata, beh, questo aumenta di molto le rendite familiari, quindi, ecco, una donna come lei è sempre molto colpita quando il marito viene licenziato. Ma quando essere licenziati si è in... costa molto, molto stress emotivo, giusto? Giusto. Bene. Cioè, la giornata è scombinata. Sì. Ci si alza alle 7, si fa colazione, però poi non si esce mai. Mai. E questo crea uno scompenso di energia, sì. Molta energia. Sì, sì, sì. Signor Wrangel, lei ha perfettamente ragione. Guardi, è terribile. Terribile? Al massimo dovrei dirlo io, no, è terribile. Bene, 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 molto bene, molto bene. Allora, adesso io vi propongo un esercizio. Molto bene. Non è un esercizio fisico, è un esercizio teatrale di coppia. No. Sì, di coppia, sì. Bello. Bene, adesso, voi mi raccontate la vostra mattinata insieme. Come si svolge la vostra mattinata insieme? Da quando ci svegliamo? Cioè? Ci svegliamo alle 7, come sempre. Sì. Come sempre io scendo prima dal letto,
dalle 7 alle 7 e mezza sono in bagno, alle 7 e mezza esco dal bagno, lui è ancora a letto, alle 7 e mezza vado su di sopra in cucina, preparo la colazione, mentre lui dalle 7 e mezza alle 8 fa andare la colazione. Sì, Unica, abbiamo capito. Quindi alle 8 è pronta la colazione, io mangio e lui legge il giornale, Va bene, allora prendiamo questo momento qua. Allora, molto bene, prendiamo questo momento e lo recitiamo. Qui? Sì, lo mettiamo in scena, va bene? Ora facciamo finta che qui siamo in camera, nella vostra cucina, d'accordo? E siamo durante la colazione, va bene? Tutto quello che già ti immaginavi. Dovete farmi vedere esattamente quello che succede la mattina a casa vostra. Con anche le parole. Certo, è esattamente quello che succede. Il dialogo è fatto. Lei è perfettamente in grado! Va bene, d'accordo. Quindi vi scambiate i ruoli. Beh, signor Braghesi, ho capito, noi qui siamo come se fossimo nella nostra cucina, ma voglio capire, io praticamente divento la moglie di mia moglie. Io, ma cosa c'è di difficile da capire? Tu sei me, io sono te, ma è tanto difficile? Bene, bene, signora Yankees, però d'ora in avanti lei può parlare a suo marito solo come se lei fosse il signor Noyes. Esatto. Ah, lo sto già facendo, lui si rivolge a me sempre, è solo così, aggressivo, imperativi. E poi la vuole sapere una cosa? Vuole sapere come mi chiama mio marito? Ma che... Topo! Io lo odio, questo topo! Ma che cosa è? Allora, hai visto come è brava sua moglie? Voglio vedere se anche lei è brava così adesso. Allora, facciamo che abbiamo già fatto colazione. L'ho capita, la colazione l'ho capita. Adesso andiamo a vedere. Non lo so, ci sarà da lavare il piatto. Sì. Quindi io vado avanti a leggere il giornale. Ah, non lo so, lo sapete voi, Vediamo. Sono già le 8 del mattino, Michael! Ma perché non mi togli, Michael? Lo sai che sono abituati che tutti quanti in ufficio mi parlano, Michael? Ma se non mi parli vuol dire che non mi siamo d'accordo, Michael! Michael, ma toglimi qualcosa! Perché non ti leggi la pagina? Io non parlo così! Sì, che tu parli! No! Sì, ma della turbina interiore ti è finita in gola! Io sarei una mummia. Sì, tu sei una mummia. No, mia cara, è che io apro bocca solo per dire delle cose intelligenti. Ecco perché non parli mai. Che cosa avrà mai di intelligente da dire il signor Michael Noyes Vander? Dato che ha sempre solo giocato a tennis. Però visto che sei così atletico, perché non prendi la pattumiera e non la porti giù nel cassonetto? Cosa? Il dottor Michael Noyes Vander ATP 314 che porta via la spazzatura. Ma sei diventata matta! Ma perché secondo te io ho preso una PhD ad Harvard per farti la serva? Se non hai mai fatto niente. Ma stai zitto, fallito! Incapace! Ma se ti hanno sempre solo eliminato! Donna disoccupata di merda!
siete fermati, stavate andando bene a salvo. Stava andando bene, brava, brava, brava. Molto bene. Giulica, era... era l'esercizio, voglio dire, tu lo sai che io non le penso queste cose. No, va bene, hai ragione, io sono una gran rompina. Sei una gran rompina. No, 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 senti, facciamo così. Adesso andiamo a casa e io porto via la spazzatura. Lo fai davvero? Certo. Te la posso dire una cosa però? Sì, Giulica. Devi fare due giri alla spazzatura. Perché sennò tutte le volte la butti si apre e poi la devo sentire io la vicina che si lamenta per le multe al condominio. Ho capito io. E poi le tazze, ma cosa ti costa mettere dentro un po' d'acqua? Così io devo giusto, fare. Giusto, un po' d'acqua nel pezzo. Sono molto di più di tutti questi uomini qua dentro messi insieme. Mi ricordo che nella camera d'albergo c'era una specie di specchio doppio. È stato divertente. Io, un bicchiere di whisky in mano e il mio sedere. Quando sono entrata nella sala riunioni per l'incontro del martedì, naturalmente non mi è sfuggito che tutti mi fissavano, i gran signori. Ho fatto un giro intorno al tavolo e dietro di me 30 occhi mi fissavano tanto che me li sentivo sulla pelle. Occhi presi. Ma prego, signori, accomodatevi. Signori, a voi non piace che ci sia qualcuno più intelligente di voi? Una donna, poi? No. Voi se dovete trovare un successore, non ne volete uno più abile, meglio un po' meno. In modo tale che al più dopo tre cambi di timone sul trono sieda un cretino totale, eh? Guardate i vertici della nostra azienda. Ma io, signori, questa sera vi rivelo un segreto. L'arma della donna. La sua testa. Dateci tempo, e tra 10 anni ci saranno le papesse e le presidentesse degli Stati Uniti. Negro, povero, ebreo, femmina, la rivincita delle minoranze. E poi, signori, scusate, ma se vogliamo far approvare la politica interna della nostra azienda, è molto meglio se alla sua guida c'è una donna. Volete un esempio? Le mine antiuomo. Le mine antiuomo sono universalmente contestate, ma diventano decisamente più umane se le vende una donna. Signori, vi chiedo ora un momento di pazienza, di delicatezza, perché un caso un po' difficile, c'è il signor Claudio. Sembra che mi ha fatto chiamare. Sì, grazie di essere qui.
Puntualissimo come al solito, tra l'altro. Fa parte del mio lavoro essere ex. Mi deve aiutare col signor Krause. Sì, caso... eccomi. Infatti. Krause, molto bene. Si accomodi, prego. Krause, Krause, no, venga qui. Krause, Krause. Krause, ma gli scherzi. Krause, allora oggi ce la facciamo. Eh? Oggi è il giorno. In forma. Piano. Oh. Oggi, Krause, io mi sento che oggi è il giorno. E oggi, prego, si accomodi. Lì, si accomodi. Dove sei? Oggi, con calma, senza piangere, riusciamo a verbalizzare il momento del dramma. Si accomodi. Prende le lame, contorna la faccia di qua! Com'è? Ancora? Meglio? Ce n'è pochino, però un po'. Sta meglio? È passato? Riesci a parlare? Bene, grazie. Se la senti di andare avanti? Grazie. Quando me lo ha detto il mio capo, Henner. D'accordo che siamo lei è Henner, io Krause, lui è il boss numero uno. Normale, no? Sì, ma voglio dire... i nostri bambini vanno al catechismo insieme. Ci vediamo tutti i giorni nel parcheggio, perché non darci del tu? Quando me l'ha detto, mi ha accompagnato alla porta. Mi ha messo una mano sulla spalla e mi ha detto: ti saluti tanto sua moglie. È stato gentile. Quando sono tornato a casa, ero talmente scosso, talmente singhiozzato che a distanza di 3-4 mesi, quanto tempo sarà passato? Un anno. Mamma mia, è un anno che non riesce a dare pace. Io sono adesso lo figlio sotterrato davanti alla macchina. Krause, cosa sta facendo? Krause, che cosa sta? Non testate contro un pilone di cemento, che cosa devo fare? Ma no! Krause, si sieda! Ma io non posso più tornare in un garage sotterraneo! Ma lei non ci vada! Non ci vada! Non ho neanche più la pace. Ecco me! Ma che no! Ma chi se ne frega della macchina? Ricompriamo la macchina! Sì, la macchina! No, posso raccontare quello che è successo dopo? Lasciamo stare la pace! Ma andiamo a quello che è successo dopo! Ho perso tutta la velocità della luce. Bene, bravo, continui così. Il campo, la casa, la seconda casa al mare e mi ha... ha portato i bambini. Ah, parliamo di sua moglie. No. Parliamo dei bambini. Sono due bambini. Ah. La più grande, la femminuccia... si chiama Sabine. Sabine. Assomiglia al più piccolo maschietto Pascal. Assomiglia a me. Cioè, è un po' più piccolo. Krause, mi avevo promesso di non piangere oggi. Dai, Krause, che ce la facciamo? Ma io non posso più dormire lì. Mi sembra di sentire ancora i rumori di casa. I zoccoli di mia... la bambola di Sabine che ride e il treno di Pascal. Tu Krause, reagisca Krause, forza, reagisca. Io ci ho pensato in questi ultimi mesi E sono arrivato a una conclusione. Bene, vi ammazzo tutte e tre. Ma no, Krause, no, ammazzo tutte e tre, prima mia, poi Sabine, poi Pascal. Krause, ma che cosa sta dicendo? Ora mi ammazzo io. Ma no, sì, mi ammazzo.
se... Ma cosa c'è, Carlo? Che cosa ha fatto? Tu, è uno strappo. Una finta che mi viene tutte le volte che mi ricordo che sono stato... Mio mio! Quale fa male? Cos'è, qui? Una contrattura, forse. Qua. Se massaggio qua va meglio? Krause, va meglio? Ho degli sfoghi sulla pelle. Bah! Se non dappertutto, sulle gambe, sulle braccia, sulla schiena. Ho le morroi! Krause! Per piacere! Dio mio, Krause! Oh! Siamo qui da 20 minuti e ancora non abbiamo combinato nulla, Krause! Non si scusi! C'è che il signor Davis ci sta dando una mano! Non si scusi col signor Davis! Che figura col pubblico poi! Non... E non faccia così come per giustificarsi! Dia, con le mani ferme! E respiri, respiri! Non troppo forte, normale! Krause, le va di fare un esercizio? Eh? Facciamo un piccolo esercizio teatrale. Allora, Krause, adesso lei mi fa il suo capo. Chi? No! Se lo ricordo! Come stava seduto il suo capo? Sulla poltrona? In ufficio? Al petto di fuori. Molto bene, bravo Krause. E aveva un gesto che faceva spesso, ripetuto, che ne so, fumava o si grattava, non lo so, scriveva su un block notes. C'era così il suo capo. Molto bene. E allora, proviamo a alzarsi in piedi. Come camminava il suo capo? Come andava in giro per gli uffici? Molto bene, lo sguardo del suo capo com'era? Allora, il suo capo quando girava per gli uffici, non fa controllare, che espressione aveva? Era contento? Era turbato? Com'era? Come De Niro quando fa lo spocchioso. Ah, va bene, allora, molto bene. Allora, adesso lei... Lei è Emmer, lei mi fa Krause, adesso lei è Emmer e deve licenziare se stesso. Io sono Emmer. Sì, e lui è Krause. Krause se stesso. Sì, come faceva? Io sono Emmer e lui è Krause. Sì. Krause, lei è... Forza, ce la facciamo! Io sono Emmer! Dopo l'aperitivo non me la genetta non mi prendeva. E dopo la
l'incidente che potrebbe fare solo. Sesso, cavolo! Ma non come intende lei, no, 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 perché sua moglie piace fare porcate, perché sua moglie è una porca. E non come intende lei, no. Lui potrebbe dare colpi dentro il cuore, dentro sesso, Krause. Non giochi. Ma lo sa, Krause, che lei è un cornuto? Cornuto e licenziato! Meno male, è tornato Krause. Era dell'acqua. Chi è l'acqua? Ma buona ripresa, si è subito inserito nel gruppo, buone probabilità di recupero. Hans-Peter Müller partecipa alle attività del gruppo con entusiasmo e convinzione, problemi di aggressività repressa ancora da risolvere. Marte Biller, l'aggressività manifesta dei suoi comportamenti nasconde una personalità fragile e irrisolta, probabilità di reinserimento scarsa. Ulrika Jenkins, difficoltà ad accettare un'identità femminile positiva nel rapporto di coppia, ha fatto veloci progressi nell'ambito della rimotivazione professionale. Michael Neuenschwander, soggetto a rischio di depressione, subisce passivamente il rapporto con la moglie, scarse probabilità di reinserimento. Heinrich Krause, un caso disperato. Cirio! Basta. Uno di voi oggi
ci lascia. Che senso? Uno di voi oggi ha trovato un posto di lavoro! Sì! 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 Signora Miller, sì! È una sua amica! La signora Yankees! La signora Yankees andrà a Queen Fong! E dove si trova questo Queen Fong? Beh, si trova... Queen Fong è una ridentissima cittadina della Corea del Sud al confine con la Corea del Nord. Ma non c'è una crisi militare? Bravo, appunto! La Nestlé investe là e la signora Yankees andrà a curare i rapporti con la casa madre. E quindi, ci vuole un brindisi, prendiamo lì dietro preparati i bicchieri e la bottiglia. Dobbiamo festeggiare, fare un grande, grande brindisi alla signora Yankees. Dunque, signora Yankees, a nome mio, a nome di tutta la NCC, complimenti e congratulazioni. Grazie. Brava, brava. Io la volevo ringraziare per il suo coraggio, per la sua determinazione. Io non ce l'avrei mai fatta senza di lei. Grazie. Grazie, ma l'importante è credere in se stessi, eh? Molto bene, molto bene. È Krause. Krause, dov'è Krause? Qua, è qua, qua, è qua. Ah, eccolo qua. Per piacere, Müller, eh? Bravo. Molto bene, molto bene. Allora, non ho preparato per tutti, ma mi perdonerete. Allora, io voglio fare un grande brindisi alla signora Yankees. Evviva, evviva, evviva! Evviva! Discorso, 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 Beh, io vorrei semplicemente ringraziare dal profondo del cuore tutti voi, non ce l'avrei mai fatta senza di voi. E raccolgo questa sfida con grinta e coraggio. Certo, l'Asia non era proprio nei miei piani, però sento di essere ancora abbastanza giovane per poter rischiare. Questo non è giovane lei. Mio marito rimarrà a casa. Ah, ma stia attenta ai coreani, hanno un sangue molto caldo. Io mi fanno una missione per Pax per più di un anno e non ci sono stati problemi. No, no, ma io avrò 3 voli gratis all'anno. Inclusi nel contratto, eh! Allora. Grazie. Allora buon viaggio, grazie, mancherà tantissimo. Anche lei tantissimo. Torni a trovarci in uno dei 3 voli, mi raccomando. Vabbè, non mancherò. Signor Dan! Monica, mi raccomando, se attenta in Corea, frigono qualunque schifezza. Krause, io... Ti voglio bene, Krause. Significativo, passi in avanti, mi hanno detto. Forza, forza. Coniglio. Topo. Vorrei piacere sul topo, Krause. Io proibisco. Dai, cerchiamo di andare a fare un giro con la Porsche. Sì. A proposito, se vuoi... Ti accompagno io all'aeroporto con la moto. C'è la macchina aziendale che mi aspetta da un bagaglio. E quindi, che dire? Ma sì.